Salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta ad una nuova puntata di Faccia a Faccia, questo format prodotto in collaborazione fra La Voce di Bagheria, sito di informazione locale, e Futura Vision, web TV sempre a carattere locale. In apertura ringraziamo come sempre Padovano Mobili che ci ospita. Oggi iniziamo con incontrare i candidati a sindaco di Bagheria in vista delle elezioni del 28 aprile. Il primo candidato che incontriamo è Alessandra Ianni, che innanzitutto ringraziamo per aver accettato il nostro invito del gruppo Movimentiamo Bagheria. Ecco, la prima domanda può essere banale, però penso che sia utile per chi ci segue. Per quale motivo ha deciso di candidarsi e quindi per quale motivo vuole fare il sindaco di Bagheria? La mia candidatura ha un significato ben preciso. Sostenuta da Movimentiamo Bagheria, rappresenta il frutto di un processo di civismo che è stato svolto negli anni sul territorio. Ci siamo occupati di temi importanti, di lavoro, di imprese, di start-up, di agricoltura e di tanti temi nel sociale, come social media, come campagna contro l'obesità in tutte le scuole elementari. Quindi ci siamo inventati un modo nuovo di fare politica, un modello innovativo e quindi oggi la mia candidatura rappresenta il frutto di questo lavoro svolto sul territorio. Quali sono gli argomenti principali su cui si spenderà? Gli argomenti principali su cui ci spenderemo sono le fasce deboli. Il nostro programma elettorale è caratterizzato da questo: partiamo dalle fasce più deboli, quindi ci impegniamo a dare assistenza in termini di incentivi economici alle famiglie a basso reddito, ai nuovi nati, ai disabili e poi vogliamo intestarci una battaglia per garantire l'esenzione totale del ticket sanitario. Come tutti noi sappiamo, ci sono alcuni farmaci che, nonostante il reddito basso, la gente è costretta comunque a pagare. E sono farmaci comuni e quindi è giusto, no, non è corretto che una famiglia a basso reddito debba comunque pagare il ticket su dei farmaci che sono dei farmaci normali. Non è una battaglia che dipende non è questa esenzione non può chiaramente avvenire con quelle che sono i fondi del comune, però laddove il comune non potrà incidere, ci vogliamo intestare questa battaglia andando ad interloquire con gli organismi regionali o nazionali. Bagheria si porta dietro tantissimi problemi, forse il problema dei problemi è quello dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle ha avviato la raccolta differenziata che anche se ha dato dei risultati più che positivi, ossia il 35%, sono sempre al di sotto delle aspettative. Come pensate voi di rilanciare questo argomento e cercare di risolverlo? Noi ci siamo sperimentati negli anni perché abbiamo impattato con diverse problematiche e ci siamo allenati a trovare delle soluzioni. Secondo noi, alla base di ogni problema c'è una buona organizzazione. Bisogna riorganizzare il servizio. Abbiamo tanti esempi di modelli virtuosi nei paesi vicini che hanno fatto proprio questo, hanno fatto una buona campagna di informazione, hanno coinvolto le competenze nella gestione del servizio e hanno saputo organizzare il servizio. Noi ci impegniamo anche a costruire un impianto di riduzione dei volumi e basta un attimino riorganizzare tutto il servizio perché peraltro paghiamo per un servizio inesistente, quindi le risorse ci sono, i fondi ci sono, basta soltanto riorganizzarsi. Quanto secondo lei è colpa del cittadino e quanto dell'amministrazione comunale, legato ovviamente al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani? Beh, noi durante questi anni ci siamo occupati molto anche di ecologia e se una ragazza di nome Greta Thunberg
Thunberg, questa ragazza svedese, riesce a svegliare tutto il mondo su un tema importante come l'ecologia, vuol dire che dobbiamo svegliarci anche noi. Ci dobbiamo occupare di questi temi, noi lo abbiamo fatto organizzando un evento sulla salvaguardia del territorio, perché nessuna amministrazione può essere efficace sulla tutela ambientale se i primi noi non ci facciamo tutori del nostro ambiente e non salvaguardiamo il nostro territorio. Come si può rilanciare Aspra? È una frazione marinara che spesso viene considerata ai margini della città di Bagheria. Anche gli abitanti spesso rivendicano un ruolo principale che non sempre hanno. Lei, tra l'altro, credo che sia legata anche alla frazione. Cosa si può fare? Su Aspra noi abbiamo due progetti importanti che ci impegniamo a portare avanti in caso di vittoria. La riapertura del ponte Aspra-Ficarazzi, perché quello della viabilità è un problema che riguarda tutto il comprensorio, e l'altro progetto è Aspra Residenza d'Inverno. Per quanto riguarda il ponte Aspra-Ficarazzi, noi ci impegniamo a portare al Presidente della Regione un progetto di costruzione di un ponte prefabbricato che è stato costruito a 10 km da noi sul fiume San Leonardo, e chiediamo al Presidente della Regione di finanziarcelo con un provvedimento di somma urgenza. Per quanto riguarda Aspra Residenza d'Inverno, questo è un grande progetto di sviluppo del territorio, perché c'è una domanda, ci sono tante persone che in età avanzata, soprattutto dopo la pensione, e che vivono al nord, cioè che vivono in ambienti freddi, che cercano di andare a svernare in paesi caldi, cercano inquinamento zero, cercano buon cibo, cercano paesaggi belli, cercano tutte cose che noi abbiamo. Quindi noi offriamo questo pacchetto a queste persone, peraltro diamo la possibilità a chi ha una doppia residenza di darla in affitto a queste persone che decidono di venire a trascorrere l'inverno da noi. E il comune in questo caso che cosa fa? Si impegna a lanciare sul web il progetto e a offrire servizi. Il rilancio di una città passa anche attraverso la cultura. Voi cosa pensate di fare in questo campo? Allora, già Aspra Residenza d'Inverno è un progetto di sviluppo che coinvolge anche la cultura, perché queste persone che verrebbero ad abitare la frazione poi inevitabilmente sarebbero attratte dal polo urbano maggiore che è Bagheria, quindi andrebbero a Bagheria per visitare le ville, per visitare i monumenti, per fare lo shopping. E poi, secondo noi, il nostro concetto di cultura è quello che abbiamo sviluppato all'interno del movimento civico. Quando noi facciamo una campagna contro l'obesità nelle scuole, quando noi parliamo di social media, non facciamo altro che andare a smuovere dei retaggi culturali che sono fondamentali per lo sviluppo di ogni civiltà. Un'ultima domanda: perché i bagheresi dovrebbero votarla? I bagheresi dovrebbero votarci perché la nostra proposta è già stata sperimentata. Noi abbiamo sperimentato un lavoro sul territorio. Ci siamo inventati un nuovo modello, che è quello del movimentismo civico. Noi abbiamo risolto un grande problema, che è quello della mancanza di partecipazione. Negli anni la gente si è allontanata dalla politica, noi invece abbiamo coinvolto la gente, l'abbiamo chiamata a partecipare dentro il nostro progetto, e l'abbiamo fatto concretamente, perché abbiamo riempito le sale cinematografiche, abbiamo riempito l'aula magna dell'università, abbiamo riempito le scuole, abbiamo riempito tutti i centri di raccolta e abbiamo invogliato la gente a partecipare nel nostro progetto politico. Va bene, ringraziamo Alessandra Ianni, noi ci rivediamo alla prossima puntata con un nuovo candidato alla carica di sindaco di Bagheria. Arrivederci a tutti.